Eccoci qua, con un video totalmente inedito per il mio canale. Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea Doraz, o semplicemente Doraz, e benvenuti in questo nuovo video. Sigla! Oh, eccoci qua, benvenuti o bentornati sul mio canale. Qui sotto trovate tutti i link per tutti i miei social, soprattutto per YouTube, che è importantissimo, mettete like al video. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate tutti i link qui sotto su tutte le altre mie pagine, Instagram, YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Bando alle ciance, oggi video inedito. Perché? Perché oggi andiamo, visto che vedo che Yu-Gi-Oh! Vi piace, i video che faccio su Yu-Gi-Oh! Vi piacciono, sono contentissimo di questo, bisogna battere il ferro finché è caldo, si dice, no? E quindi andiamo, a giocare oggi a Master Duel. Vi faccio vedere il deck Neos che ho fatto da pochissimo il video. Lo trovate poi alla fine, li trovate tutti, il video sul deck Neos alla fine di questo video. Vi faccio vedere che ho apportato qualche piccola modifica, perché mi serviva capire poi, ma alla fine è rimasto ovviamente identico, se non con un mostro in più in extra deck e un paio di carte diverse nel deck, ma alla fine è lo stesso, gira benissimo. Vi faccio vedere la lista del deck dal gioco, vi faccio vedere un paio di partite che secondo me sono stupende e ve le volevo far vedere, anche per farvi vedere contro chi ci possiamo andare a confrontare con questo deck. E poi per ultimo ci facciamo una partita live, boom, così vediamo che succede. Ok? Quindi andiamo subito a giocare su Yu-Gi-Oh! Master Duel. Eccoci qua, andiamo subito a vedere il deck. Eccolo qua. Allora, vi faccio vedere un po', eccolo, vedete Neos. Storia dell'incrocio, i Neos spaziali. Gli elementali praticamente ho tolto un nebbia ombra e ho messo gli eroi, diciamo, perché erano elementali, e ho messo due Malicious, eroi del destino. Poi vedrete perché. Gli altri mostri sono sempre gli stessi. Le carte magia sono praticamente le stesse, se non fosse che ho tolto contatto miracolo e ci ho messo una EN mischiata in più e ho tolto anche un cambio di maschera perché per me due erano troppi. Poi, tanto se vogliamo la prendiamo facile, quindi nel caso. L'extra deck è praticamente identico, solo che al posto di il lucente ero elementale ho messo l'istruttore fenice sorvegliante, per questo ho inserito due Malicious. Le faccio rivedere tutte un attimo velocemente. Come vedete è rimasto pressoché identico. Eh? Abbiamo solo un paio di combo in più da poter fare. Dovrebbe essere questa qui. Partiamo. Questo è il primo duello che volevo far vedere perché, ragazzi, ovviamente mi sono aumentato tantissimo. Se non sbaglio, adesso vediamo il deck che era, ma non mi ricordo chi c'era contro. Comunque lo vediamo. Sono partito primo. Questa era la mano. Vediamo un po', eh. Allora, mi ricordo allora. Quella. È una connessione a spazio fortissimo. Sempre spirito di Neos, così possiamo attivare l'effetto. Lui me l'ha annullato. Buonissimo l'effetto. Ma non ci importa. Realizzazione. Io avremmo potuto fare anche distruttore, ma meglio fare Sunrise. Vediamo l'effetto di Malicious, ce ne fai proprio un altro dal deck. Uso il miracolo. Guardate poi alla fine della board che roba che avevamo sul terreno. Neos.
Custode dell'incrocio, perché se tanto non possiamo fare Neos cosmico, no, Custode dell'incrocio ci fa pescare due carte. Allora, rimettiamo il deck, struttura sciocca, vediamo l'effetto di nebbia ombra. E siamo così. Adesso vediamo che deck era il suo, non mi ricordo. Mi sa Salamagna. Mi sa che era Salamagna. Ah sì. Comunque è un deck molto forte, sta andando fortissimo Salamagna ultimamente. Incredibile quante cose possono fare. È vero che anche noi ne abbiamo fatte, eh? Però veramente Salamagna. Mi sa che è uno dei top tier adesso, perché Master 2 lo usano tantissimo. Usano tantissimo Salamagna, usano tantissimo Occhi di Serpente, usano tantissimo. Qual è l'altro? C'è un altro deck che mi sta troppo sul cavolo. Diciamo Neos Lucente. Ma chissà se ho vinto questa partita, c'era scritto che ho vinto, ma vista la situazione veramente siamo messi male. Mamma mia, il mio Neos Lucente 6.000 d'attacco. Ecco qua il Salamagna Furiosa Fenice. Ovviamente è rimesso, rimesso. Grazie al suo effetto. Se non mi sbaglio, in questa partita era rimasto tipo a 100 praticamente. Utilissimo andare l'attacco a Neo Scoraggioso perché ci fa prendere poi una carta. Abbiamo preso contatto preferito che fortissimo, quindi la potremo usare al prossimo turno. Fusione Neos per non farlo distruggere. E ora ci torna Neos Lucente. Armato, spacca un po' di mostri. Ok, eccolo. Attivato qualche carta che mi sa che la terreno gli fa togliere la metà dei life points. Ora attiviamo l'effetto di Neos armato e evochiamo Neos cosmico, se non sbaglio, con Neos armato sempre Neos cosmico e poi con contatto preferito istruttore fenice sorvegliante. Se non mi sbaglio, se non mi ricordo male. Eccolo qua.
L'abbiamo bloccato con il Neos Cosmo, non può più fare niente. Ho puntato Neos Lucente in modo che così non viene distrutto nessuno. Anziché lo stesso istruttore semiferbilante, che comunque deve riattivare l'effetto, quindi probabile che magari ce lo blocca nel cimitero. Stronzetto. Sì, ero rimasto con 100 life points. Infatti me lo ricordavo. Ah, abbandonato. Abbandonato così. Vabbè, avrebbe perso, ovviamente. Bella partita, mamma mia, spettacolo. Vi faccio vedere anche quest'altra. Questa durerà un po' di meno. Ah, siamo partiti secondi in questa partita invece. Un po'. Tanto sicuramente queste sono partite clamorose. Quando tocca dopo giocare live faremo schifo, però vabbè. Vediamo. Sempre Salamagna, come vi dicevo. Salamagna, occhi di serpente. Regnano sovrani ormai su Master Duel. Ogni volta hanno mostri diversi. Questo nobile. C'è sempre. Vediamo che abbiamo combinato. Esce così. Resta mano clamorosa comunque. Sempre Stratos, vi ricordo, quando usiamo un eroe sopravvive. Sempre Stratos. Ah, l'abbiamo interpretato così. L'abbiamo fregato così. Non l'ha. Rimette. Proprio liquido, se potete prendetelo sempre, che ci fa pescare due carte, ricordatevelo, eh? Non viene usato come materiale. Tra l'altro ci impedisce che annullino Sunrise, perché si attiva subito quando va a cimitero. Fa perdere il timing, ovviamente. Un po' malato. Stanno a fare la gara sotto. Dispositivo infernale. Per prendere gli spaziali che ci mancano. Questa è una mano spettacolare. Mano spettacolare. Ma comunque è difficile che bricca, eh? Non è che bricca tanto. Mi sa che questo è l'ultimo turno, finisce così.
torna il nostro compagno sorvegliante. Non ho capito perché ha selezionato questo dell'incrocio lui per... Andiamo dalla tomba, ma comunque non avrebbe potuto fare niente perché ce l'avremmo tolto. Ovviamente lui non può più usare effetti perché abbiamo attivato e niente. È andata così. Ha abbandonato anche lui. Bellissime partite secondo me queste qua, entrambe clamorose. E adesso però passiamo all'azione. La fine del video è, vi faccio vedere una partita live. Vediamo un po' che succede. E siamo tier 2 platino. Speriamo che non ci capita o un cash tier o occhi di serpente. Ormai usano solo quelli, però. Comunque a tier 2 platino ci siamo arrivati. Vediamo un po'. Adesso ovviamente partiremo secondi. Siamo secondi e vediamo un po' che succede. Bella mano questa nostra. Anche Horus ultimamente è un bel deck. Vediamo che non usa Babushka. Babushka. Che è questo? Marchiato Arcidemone? Vediamo, questo è interessante. Forse questo è interessante. Facciamoglielo fare. Non glielo farò ancora. Anche non avremmo potuto bloccare la cinghia. Vai a Gremlin, bella carta. Non si sa cosa serve attivarla. Anzi. Questi pazzini fanno dei mostri incredibili. Mi sa che adesso glielo blocco. Vediamo un po'. Non voglio fargli fare altre cose. Andiamo con un altro mostriciattolo. E poi mi fa qualche sincro del cavolo. Tanto sicuramente ce lo fa uguale il sincrono. 3, 5, 8 mi fa. Un po'. E qua. Vediamo il drago rosso. Cicatrice. Che fa? Questa è proprio una bella manina, vediamo un po' di uscire di luce. E emergenza, ne prendiamo se ce lo fa prendere. Ce lo fa prendere, prendiamo il nostro soldato nido. Evochiamo Stratus. E ci aggiungiamo un eroe. Ce lo fa aggiungere, ovviamente. Ce lo fa aggiungere bene. Direi che prendiamo.
Alicius. Adesso vi dico perché. Abbiamo già una polarizzazione in mano. Che possiamo usare. E in più abbiamo N connessione, quindi facciamo così. Facciamo. Un po' una lista, andiamo Neos e una spaziale e ci evochiamo se ce la fa usare. Vediamo se lo sciocco ce la fa usare. E ce la fa usare bene, eh? Se ce la blocca è un problemino. Problemino, non possiamo evocare un mostro in più. Vabbè, ce la blocca. GG per lui, GG per lui. Usiamo. Polimerizzazione. Facciamo Sunrise. Uno, due, vediamo un po' che peschiamo con un soldato liquido. Sarà bella, bella pescata questa con un soldato liquido. Perché adesso cosa succede? Facciamo il buon uomo malato, ci fa prendere contatto preferito dal deck e usiamo custode dell'incrocio dal cimitero. Ci fa pescare due carte e una la rimettiamo di quella in mano, la rimettiamo nel deck. Un po'. Non ci interessa di Neos, perché se vogliamo attivare evocare il distruttore va bene anche con qualsiasi mostro eroe di 7 in più. Poi facciamo. No? Ah, qui ho fatto una cavolata. Una cavolata perché avremmo potuto evocare Legge Oscura. Qua ho perso. Ho fatto veramente una cazzata. È molto più forte Legge Oscura di questo qui. Comunque. Perché nel cimitero abbiamo Malicius che rimuovendolo ci farebbe evocare un Malicius che è un eroe oscurità, avremmo voluto fare Legge Oscura. Vabbè. Comunque è uguale. Vediamo un po' se. Speriamo di non perdere per questo motivo. Lui l'abbiamo fatto con Neos, quindi possiamo evocare nostro Neos coraggioso, attacchiamo con lui che ci fa pescare una carta in più. Qui distruggiamo questa. Bastardo.
bene. Ah, sigaretti mostri. Vabbè. È andata male. Non c'è distrutto. Bene. Prendiamo fusione Neos, che ci può essere utilissima. Lui purtroppo non possiamo attaccare, quindi facciamo così. Ma se faccio così? Ma la posso fare, oh. La possiamo fare, eh? Facciamo. Facciamo pure fusione Neos, visto che ci siamo. Io sto attivo perché io voglio distruggere la cavolo di carta. Sta sul cavolo. Una e due. Posizioniamo dove c'è la continua, che se mette in permanence ci rompe. E passiamo. Vediamo un po' che combina. Si rievoca la nostra fenice sorvegliante. Ovviamente. Vediamo che combina il nostro amichetto. Che fino adesso si è difeso bene, eh? Difeso veramente bene ai nostri colpi. Muovare. No.
Attivo questa. Così. Il nostro ne è sufficiente. Uno, due. Il mio sufficiente spacca un po' di carte, almeno due. Non so quante cose potrà ancora fare, eh. Ovviamente sceglierà Neos perché sennò che fa? Dovrebbe attaccare Sunrise, è l'unico che poi lo distrugge, diciamo che ha un senso. Ovviamente non abbiamo fusione di Neos nel cimitero, quindi lui non ce la potrà distruggere. Quindi non infliggerà neanche life points. E credo che la partita è finita. La spacchiamo. Mi faceva una selezione a me, la spinse proprio di sua. Che hit c'ha questo? Non credo che si salverà, vediamo. Detto pure male. Ma qui ci sarebbero tante cose che possiamo fare, però andiamo dritti al punto. Basta. Abbiamo contatto istantaneo.
Io penso che lui abbia perso, vediamo se riesce a fare qualcosa anche adesso. Ho voluto fare il link e cose, quindi tante robe, no? Niente, è finita così. Benissimo. Taglierò elementali con Nels. Vincono contro gli arcidemoni, ragazzi. Partitona, partitona. Questa è veramente bellissima. Questo deck, secondo me, è divertentissimo. E spero vi sia piaciuto questo video. Spero che vi sia piaciuto questo deck, come è stato fatto. Ho fatto un po' prendendo spunto, come sapete, tante cose. E niente, io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto, vi mando un bacione, tutto in descrizione, like, iscrivetevi e tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao, 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 miei eroi, quanto sono belli!